Buon pomeriggio a tutti, in diretta dalla Camera dei Deputati, senza preavviso, senza diciamo grandi strutture. Infatti, come vedete, sono in una situazione di fortuna, sono in uno dei salottini della Camera, ma tenevo comunque a fare questa diretta per non perdere la giornata. Saremo adesso in aula nuovamente dalle 4, quindi tra 10 minuti torneremo in aula, quindi non avrei avuto il tempo di fare appunto il mio collegamento quotidiano. Mi dispiaceva perdere l'occasione, soprattutto perché oggi è stata una giornata molto importante qui alla Camera e quindi volevo un po' raccontarvi come fossero andate le cose. Questa mattina si votava in aula sul decreto che riguarda il Tribunale di Bari. Sapete che c'è stata tutta una vicenda legata al fatto che la struttura del Tribunale di Bari era inagibile, quindi addirittura si facevano le udienze sotto una sorta di tenso struttura, e quindi il governo ha fatto un decreto legge di sospensione dei termini sostanzialmente per far fronte a questa vicenda. Se non che questa mattina è venuta fuori la notizia su Repubblica molto importante, perché ieri il ministro della giustizia Bonafede era stato in commissione e aveva detto che avevano individuato una soluzione dove spostare appunto gli uffici del Tribunale di Bari. Peccato che questa mattina Repubblica esce con un articolo molto importante che dice che questo palazzo, per il quale il governo si impegnava a pagare 1.200.000 euro l'anno di affitto, in realtà è di proprietà di un certo signore, il quale è noto per aver avuto dei contatti e in particolare aver prestato ingenti somme di denaro alla mafia barese. Quindi a questo punto una mia collega Alessia Morani ha fatto presente questa cosa e ha detto che alla luce di questa importante novità era fondamentale che si interrompesse la discussione e che il ministro della giustizia venisse a chiarire la vicenda, perché naturalmente il ministro Bonafede non era in aula. Quello che è successo è che il ministro non è apparso, tutti i gruppi di opposizione hanno chiesto al presidente Fico di spostare, di interrompere la seduta o di rimandarla in modo tale da consentire al ministro della giustizia a venirci a spiegare di questa vicenda. Purtroppo questo non succedeva, tra l'altro erano presenti in aula due sottosegretari, Morrone credo si chiami uno dei due della Lega, l'altro si chiama Vittorio Ferraresi, i quali anche non parlavano assolutamente, non dicevano niente, e quindi c'è stato forse un paio d'ore di interventi fatti a titolo personale di un minuto l'uno, sono intervenuto anche io, perché chiedevamo al governo di darci una risposta, di spiegarci appunto di che cosa si trattasse. Tra l'altro c'era un grande imbarazzo nella maggioranza, la Presidente della Commissione Giustizia Giulia Sarti si è inalberata, devo dire, anche venendo meno a quelli che sono i suoi doveri di Presidente di Commissione, quindi di essere una persona di garanzia all'interno della Commissione, ha fatto un intervento molto forte in difesa del governo, molto parziale per essere l'intervento di una Presidente di Commissione. È intervenuto un altro deputato che si chiama L'Abbate, credo, di 5 Stelle, anche lui in difesa del governo in qualche modo. Quello che è stato molto singolare è che la Lega non è mai intervenuta, e quindi nonostante tutti i gruppi chiedessero la presenza del ministro Bonafede o almeno una risposta da parte dei sottosegretari, la Lega, probabilmente per una questione di grande imbarazzo, non ha mosso un dito in aiuto al proprio alleato. Poi a un certo punto Bonafede è intervenuto e ha fatto una gaffe pazzesca, nel senso che a un certo punto, proprio all'inizio del suo discorso, ha detto che ciò che era stato detto in aula doveva essere considerato dal punto di vista penale, cioè che le cose dette dai parlamentari potevano avere dei profili di reato sostanzialmente. Ora voi dovete sapere, sono sicuro che molti di voi lo sanno, l'articolo 68 della Costituzione dice che i parlamentari non possono essere mai perseguiti per le opinioni espresse in aula e per i voti dati in aula. Questo proprio a totale libertà dei parlamentari, che devono essere in condizione di dire tutto ciò che è necessario in aula. E quindi si può perseguire un parlamentare soltanto con l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Insomma, bisogna che i parlamentari non siano mai costretti nella propria libertà quando devono esprimere le proprie opinioni. E quindi lì c'è stato abbastanza bagarre, io stesso devo dire mi sono piuttosto arrabbiato, e addirittura è successo che due parlamentari, tra i gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia e della Lega c'è stato proprio un tumulto, una sorta di, si sono presi un po' ammazzate, per dirla in italiano, e il presidente Fico ha dovuto interrompere la seduta,
La seduta è ripresa e abbiamo assistito a questa scena, devo dire, secondo me senza precedenti, perché il presidente della Camera Fico di 5 Stelle ha dovuto ricordare al sottosegretario Ferraresi, sempre di 5 Stelle, l'articolo 68 della Costituzione, gliel'ha proprio letto in aula, dando al sottosegretario, tra l'altro era la prima volta che il sottosegretario di fresca nomina parlava in aula, parlare ed essere subito, diciamo, oggetto di una sorta di lezioncina di diritto costituzionale dal Presidente della Camera, diciamo, non è assolutamente un buon inizio. Quindi è stata una giornata nella quale abbiamo sostanzialmente votato soltanto un emendamento, quindi siamo molto in ritardo sui lavori. Infatti io credo che resteremo qui fino a tardi, oggi è del tutto probabile, a meno che non ci sia una variazione dell'ordine del giorno, perché i lavori della mattinata sono stati sostanzialmente bloccati da questo incidente. Tra l'altro va segnalato che Bonafede non si è visto, però ha scritto qualcosa su Facebook, cioè la sua posizione, invece di venire a spiegarla in aula, l'ha lasciata su Facebook. Anche questa a noi è sembrata un'umiliazione del Parlamento, perché tu, membro del governo, tu ministro della giustizia, davanti a un caso così importante, a queste notizie così rilevanti, davanti a una Camera che a viva voce chiede la tua presenza, invece di venire in aula, di prenderti il tempo per arrivare e spiegare al Parlamento della Repubblica, dove risiede la sovranità popolare, quali sia il motivo del tuo agire, fai un post su Facebook. In un certo senso, se posso dire, un'umiliazione del Parlamento, perché vuol dire che il Parlamento non ci serve più, facciamo le cose su Facebook, come dire, io sto adesso su Facebook con voi, non vado in aula perché tanto ho risolto i miei problemi parlandovi in questo modo, buonanotte. È un modo di fare molto strano. Io penso che sia, io spesso dico che la Casaleggio ha proprio un progetto specifico di umiliazione delle istituzioni repubblicane, di diminuzione del prestigio delle istituzioni repubblicane, perché una volta che avranno dimostrato che il Parlamento non serve a niente, potranno spostare il luogo delle decisioni dal Parlamento alla sede della Casaleggio a Milano, e quindi avremo, come dire, chiuso con la nostra democrazia. Un'ultima cosa che voglio dirvi, perché oggi, adesso io sono qui in aula, ma mi è stato detto che i parlamentari di 5 Stelle stanno festeggiando l'abolizione dei vitalizi in una sala del Parlamento, in un altro palazzo a poche centinaia di metri da Montecitorio. Io vi dico la verità, sono molto in controtendenza, nel senso che i vitalizi erano probabilmente da abrogare, perché erano un istituto, diciamo così, un po' fuori dalla storia, avevano avuto una loro ragione d'essere, servivano i vitalizi a dire che se dato che un parlamentare magari dopo 10 o 15 anni in queste aule non riusciva a trovare lavoro, perché magari era entrato in Parlamento a 40 anni e ne è uscito a 55, queste persone ricevevano un vitalizio, e quindi, diciamo così, aveva una sua ragion d'essere, ma probabilmente superata dai tempi. Tant'è che i vitalizi nel 2012 vengono abrogati, 2011-2012 vengono abrogati, non ci sono più. Noi parlamentari prendiamo una pensione come tutti, calcolata col sistema contributivo. Però che cosa fa oggi 5 Stelle? Abolisce i vitalizi retroattivamente, cioè abolisce i vitalizi di quei parlamentari che sono stati tempo addietro in Parlamento, magari non sono più in Parlamento da 20-25 anni, 10, da 15, non so, insomma non sono più in Parlamento da tanto tempo, e va retroattivamente ad agire su questi assegni con i quali queste persone, adesso magari anche settantenni, ottantenni, novantenni, vivono. Ora, io penso questo, sicuramente questi vitalizi si sono prestati a degli abusi, ma in fondo toglierli adesso rispetto a queste persone è un risparmio di 4 noccioline, e però politicamente viene utilizzato, ed è per questo che il Movimento 5 Stelle sta festeggiando, viene utilizzato come una grande vittoria dei cittadini sulla casta. Quindi qual è l'obiettivo di questo governo? In fondo i 5 Stelle utilizzano i vitalizi, la Lega utilizza le migrazioni, e quindi la vicenda dei migranti, che sono due problemi del paese, magari sì, lo posso anche riconoscere, ma piccoli così, in realtà hanno una particolarità, quella di individuare un nemico esterno. Cioè, che cosa si fa? Si offre al paese, dove c'è molta rabbia, un obiettivo di quella rabbia, quindi i migranti, i politici che sono usciti dal Parlamento e che hanno i vitalizi. E quindi l'attenzione del paese viene catturata da questi eventi, da questi fenomeni, da queste questioni. Poi però quelle che sono le grandi questioni del paese, il lavoro, lo sviluppo, la crescita economica,
casi come per esempio il caso Ilva, il caso Alitalia, quindi dossier importanti all'attenzione del governo, non fanno neanche un passo avanti. Io ripeto, oggi siamo al 12 di luglio, questo governo è in carica dal 1 giugno e non hanno ancora prodotto una sola legge, nessuna, niente, perché non vanno d'accordo su niente. Vediamo che il ministro dell'economia dice delle cose sul deficit, quindi non bisogna fare investimenti in deficit, dall'altra parte vogliono fare la Fornero, il reddito di cittadinanza o la flat tax, che costano tanti soldi che non sanno dove prendere. Sul decreto cosiddetto dignità, il decreto Di Maio, qualcuno vuole i voucher e qualcuno non li vuole. Sui diritti civili, non so, abbiamo Spadafora che la pensa in un modo e Fontana che la pensa in un altro. Sui dazi abbiamo il ministro degli esteri e quello dell'economia che pensano che siano sbagliati e quello degli interni e dello sviluppo economico che pensano che invece bisogna utilizzare i dazi e quindi bisogna essere protezionisti. Quindi non c'è accordo su nulla e non fanno niente. E finché gli dura questo lusso, utilizzano queste foglie, diciamo, questi specchietti per le allodole, come i vitalizi e come le migrazioni, per tenere l'opinione pubblica in ostaggio. Però, come si dice, si può far fesso una persona molte volte o molte persone una volta. Quello che non si può fare è far fesso tante persone tante volte. Quindi io penso che già a settembre, quando bisognerà vedere quali sono le linee di politica economica di questo governo, ci renderemo conto che qui non sta succedendo nulla, che il governo del cambiamento non produce nessun cambiamento e che la situazione è veramente drammatica. Io adesso vi lascio perché torno in aula. Domani torno a Milano, spero domani mattina di riuscire a tornare a casa e spero di poter fare il nostro, diciamo, la nostra diretta Facebook alle 13.30. Prima di salutarvi vi chiedo per favore di provvedere a qui pigiare la freccetta di condividi, appena potrò metterò questo video anche sul mio sito ivanscalfarotto.it e su YouTube, ma lo trovate sicuramente sulla pagina Facebook per chi non avesse avuto il tempo di accorgersi che ero in diretta. Torno in aula con la promessa di tenervi aggiornati su quello che succede e anche di farvi sapere quello che accade in Parlamento. Nel frattempo vi saluto moltissimo, vi auguro una buona serata e a domani, 13.30, ciao!